Allora, intanto è una giornata particolare, perché non so se avevi già avuto esperienze del genere, come sta andando? Ho avuto una volta, abbiamo giocato con i miei amici a Brest, non lo so se conoscete il paese, in Bielorussia. Adesso sta andando bene, vinciamo 2-1, però è difficile, devi correre, devi nascondere. È molto divertente, anche difficile fisicamente. Ed è utile anche per la preparazione di un campionato di volley, un'attività del genere? Certo, perché sembra che fai cardio, che giochi calcio, devi correre, sudi, ti prepari per un allenamento, una gara lunga. Sono 3 settimane di lavoro qui a Modena, come sta andando fino a questo momento? Abbiamo lavorato tantissimo in sala pesi, abbiamo fatto allenamenti in piscina, in campo atletico, abbiamo corso, abbiamo giocato giochi diversi e adesso abbiamo iniziato con la palla. Proviamo di ricordare come si gioca a pallavolo. Ecco, ti chiedo che squadra sta nascendo secondo te? Secondo me sta nascendo una bella squadra in... come amicizia, siamo un bel ambiente e penso che possiamo arrivare in fondo. Non avete tantissimi giocatori impegnati con le nazionali, questo può essere un vantaggio, ne devono arrivare altri 4, però insomma rispetto ad altre squadre state già lavorando in buon numero. Sì, stiamo lavorando già in buon numero, mancano 4 giocatori che stanno giocando in nazionale. È importante che ce l'abbiamo un palleggiatore, perché senza palleggiatori, come sapete, è un po' difficile. E ci stiamo preparando per giocare amichevole, questa settimana ce l'abbiamo prima. Ecco, è lungo il conto alla rovescia, ancora 40 giorni più o meno prima della prima partita di campionato, però passa in fretta questo tempo. Sì, passa molto veloce, perché arrivi a casa, mangi, dormi e poi di nuovo allenamento. La settimana passa veloce. E quindi non so cosa dire. siete pronti, dai. Sì, siamo pronti. Quest'estate hai giocato un po' a beach volley con Mantorena, come ti trovi con lui? Con lui ho trovato benissimo, abbiamo giocato una partita. È molto bravo come compagno di squadra, che ha tanta esperienza e aiuta molto su momenti importanti, che ti dà un feedback. Ecco, avere in squadra anche Federici come libero, insomma, con cui hai giocato anni a Monza, anche nella linea di ricezione, insomma, aiuta un po'. Certo, è un libero, deve aiutare sempre. Con lui ho giocato 3 anni a Monza, sono trovato benissimo, giocatore come giocatore, come amico. E stiamo lavorando anche tanto in ricezione, perché ce l'abbiamo molta potenza in attacco e quindi dobbiamo ricevere bene. Senti, questa è la tua prima esperienza da lontano da tua moglie, come ti trovi a Modena? A Modena mi trovo molto bene, perché sai, si mangia bene, c'è il centro, c'è tutto. Io non sono tanto che esce molto, e la moglie lo vedo una volta a settimana quando verrò io da lei o verrà lei da me.